Siamo con Matteo Nicolai al termine del 2-2 maturato contro il San Marco Avenza nella 13ª giornata del girone A di Eccellenza, un pareggio che sicuramente per quanto visto sta molto stretto ai biancoverdi. Io partirei da questo episodio al 94esimo che ha macchiato, no, la storia di un match che a quel punto sembrava portato in fondo. Poi cos'è successo? È successo la casualità del calcio, perché secondo me il calcio è veramente basato su delle cose che succedono una volta ogni 100 partite. È successo oggi al Magnozzi, perché oggi c'era una scheggia impazzita in campo che c'aveva la maglia rosa, secondo me, perché sull'ultima punizione laterale c'era un fallo grosso come una casa in area di rigore, che ogni arbitro che inizia una carriera è fallo, fischia, finisce la partita. Gli ha fatto battere un angolo a tempo scaduto ed ecco che poi la casualità è intervenuta, il fato, e si è pareggiata una partita che non meritavamo decisamente. Peraltro si discute anche appunto sul momento esatto del pareggio, perché probabilmente avevamo già superato anche appunto il tempo di recupero. Fatto sta che insomma il destino si è messo contro. Bisogna registrare che la Pro Livorno Sorgenti per la quarta volta in casa non riesce a fare il risultato pieno. Questo è sicuramente un peccato, perché le prestazioni ci sono state e anche oggi si è vista una squadra che ha detto qualcosa di più di un avversario importante come il San Marco Avenza. Sì, io ho avuto delle risposte dalla mia squadra, perché se il San Marco Avenza sta in cima ci stiamo anche noi, perché per 70 minuti abbiamo dettato i ritmi, il gioco, abbiamo creato contro una squadra che mi aspettavo un po' diversa, sinceramente, però per merito della Pro Livorno, secondo me, perché si è giocata a ritmi alti. Poi ci siamo un po' abbassati gli ultimi 20 minuti, ma perché creavano una coppia sull'esterno basso a destra nostro con dei giocatori di qualità, se no non avrebbero punti che hanno. Però senza mai rischiare, lo ripeto, cioè se ci possiamo stare, perché se davanti a noi ci sono squadre con cui ce la possiamo giocare a armi pari, e oggi anche di più. Sono deluso dal punteggio di sicuro, ma sono contento della mia squadra. C'è sicuramente appunto amarezza, no? Però insomma, bisogna essere consapevoli che dopo 13 giornate siamo ancora lì in quinta posizione. È vero, la Coiopelli ha raggiunto la Pro Livorno adesso a quota 21 punti, però insomma ci sono solo 2 giornate al termine del girone di andata, e comunque bisogna, se sei d'accordo, mantenere uno sguardo sereno e positivo su quello che è il cammino della Pro Livorno Sorgenti. Poi domani si riparte smaltita la rabbia e si guarda i prossimi 2 avversari, che sono il Castelnuovo Garfagnana e poi il Ponte Buggianese. Sì, questo ti do ragione, perché bisogna guardare positivamente al futuro, perché se avevamo pareggiato una partita che non meritavamo, ero più deluso di oggi. Lo ripeto, sono deluso dal risultato che è venuto fuori a tempo scaduto, però son cose che fanno parte del calcio. Ora andremo a affrontare 2 partite che sono diverse da oggi, perché troveremo 2 squadre che sono un po' in sofferenza a livello di classifica, però so che la mia squadra reagirà immediatamente da martedì per andare a recuperare questi 2 punti lasciati per strada. Grazie Matteo, buon lavoro.